quarto successo consecutivo casalingo per i rossoblù, sono con mister Capuano, insomma Taranto che sta andando davvero al di là di tutte le aspettative della vigilia. Onestamente non ce lo aspettavamo, però siamo una squadra, lo ripeto fino all'inverosimile, che lavora. Io vi vorrei far vivere una settimana di lavoro del Taranto, dalla mattina quando arriviamo per programmare il lavoro, dopo l'allenamento, cercando di curare tutti i dettagli, cercando di curare l'alimentazione dei giocatori, i tanti infortunati che abbiamo e anche la fase di recupero. E così eventualmente si può spiegare quello che stiamo facendo, anche se è assolutissimamente un punto di partenza, mai considerarlo un punto d'arrivo. I numeri in questo momento sono numeri onestamente impressionanti, perché una squadra che ha preso in 5 partite un gol e che aveva preso in 2 partite 7 gol, voglio dire, i giocatori sono gli stessi, non è magari c'è il portiere, poi abbiamo visto qualche giocatore che non sta giocando nemmeno con continuità perché non ancora sta bene, speriamo al più presto che possano star bene. Quindi è un gruppo coeso che lavora secondo me bene, molto, e questo è il frutto di tanti sacrifici. Oggi penso che abbiamo dato un'ulteriore dimostrazione di forza di gruppo, di compattezza, mandando in campo anche gente tipo DAB che non era al meglio, poi sono stato costretto a sostituirlo, Labriola che aveva un ginocchio fuori uso, altri, secondo me siamo stati bravi anche nel gestire il minutaggio tra Infantino e Rajčević. Comunque, voglio dire, è normale che siamo contenti, però assolutissimamente, ripeto, è solo un punto di partenza, il campionato è ancora lungo.